Miguel Viterbo, un primo tempo in controllo, chiuso 2-0, era l'hockey che volevi, poi cosa è successo nella ripresa? Un blackout? Abbiamo entrato non concentrato come si deve, una partita di A1, i primi 5 minuti abbiamo perso tutto quello che abbiamo fatto bene in primo tempo. Dopo è stata dura riprendere il filo perché il Valdagno ha trovato coraggio e struttura e Bassano ha faticato perché anche psicologicamente è sembrato un po' sulle corde. Sì, quello ha cambiato il momento del gioco lì, noi eravamo bene, anche con fiducia, però quello primo gol ha cambiato la partita secondo me. Quanto inciderà emotivamente questo stop nel derby? C'era un bel pubblico, una gran curva, adesso c'è subito Follonica, è un bene rientrare subito in pista, però è necessario provare a fare risultato immediatamente. Sì, questo è sport, è così, c'è sempre un'altra opportunità e è quello che dobbiamo pensare, a partita di Follonica come una nuova opportunità. Ultima cosa, credo che l'amarezza maggiore al di là del risultato sia per un pubblico straordinario e una curva che è stata assolutamente all'altezza. Sì, secondo me è stato il migliore di questa partita. Loro hanno stato fantastici anche quando loro hanno rimontato, mai hanno lasciato di appoggiare, e ringrazio molto, grazie in nome della squadra, è stata una curva meravigliosa, grazie a loro.